Bentrovati, l'informazione di Teleiblea sul canale 13 e sul canale 110. E il fatto che noi siamo un popolo che ci emozioniamo facilmente, diventiamo subito chiassosi, vinciamo una partita ai mondiali, una e scendiamo in piazza, poi subito dopo pigliamo delle batoste incredibili tutti in silenzio perché noi ci esaltiamo, ci piace fare questa storia ed è il momento in cui l'esaltazione però non ci dà ragione, perché stanno accadendo dei fatti che sono molto importanti. Per esempio c'è un trend positivo, parliamo di coronavirus. C'è un trend positivo che vuol dire che ci sono mai tanti guariti come ora, questo a livello regionale non ne parleremo, mai tanti guariti come ora a livello nazionale, e cala in modo evidentissimo il numero dei nuovi contagiati e quindi già è stata detta una parola che da noi vuol dire picciotti, finio tutto, amoninne a mare. E la parola è, pensiamo alla fase 2, forse dobbiamo aprire, possiamo aprire qualcosa. Sta accadendo un casotto perché a noi, dopo 3 settimane che ne stiamo in casa, appena ci dici potremmo uscire, succederà l'inferno. Però purtroppo questo è un fatto molto grave e molto pericoloso, perché seppure i numeri danno ragione, nel senso, vedete, Ragusa, quel 49, ieri era 47, ma già sapevamo che c'era questo signore di Scicli di 93 anni, sapevamo che era così, uno o due sarebbero cresciuti, però noi siamo ancora molto bassi, ma tutta la Sicilia è molto bassa. Forse grazie anche a quello che ha fatto Cateno De Luca, che ora è stato smentito perché il Consiglio di Stato ha detto che non si può limitare la libertà personale con un'ordinanza di un sindaco. Secondo me Cateno ha fatto un ottimo lavoro in questo momento. È sceneggiatore, ci piace fare appunto le sceneggiate, ma fare questo blocco allo stretto, che poi non è stato un blocco, ha solo ridotto, qualcosa è servito. Quindi con Cateno De Luca, con l'ordinanza del Presidente della Regione, con i sindaci che controllano, siamo riusciti a mantenere basso questo numero dei contagi. Però non possiamo assolutamente allentare la guardia. Lo sapete perché? Perché, vedete, io oggi ho intervistato un medico, un mio amico, il dottore Giovanni Ottaviano, una persona che conoscono tantissimi, oltre ad essere uno stimatissimo medico. È anche uno storico, l'abbiamo intervistato tante volte, uno che fa collezione, insomma, è un personaggio molto conosciuto nella nostra città. Bene, già a vederlo, come lo abbiamo intervistato, cioè l'immagine che dà a vederlo fa capire che non si può scherzare. E se un medico come Giovanni Ottaviano non scherza, io credo che neanche noi possiamo scherzare. E io ve la mando così, è un minuto e mezzo, guardatela perché fa capire tante cose. Guardate. Dottore, allora qual è la situazione secondo te? Fino a quando ci sono troppe persone incoscienti e irresponsabili che vanno in giro senza alcun motivo e senza nemmeno la copertura con la mascherina, non credo che la situazione si potrà risolvere in breve. Purtroppo devo segnalare un fatto, che la categoria più resistente alle disposizioni per l'isolamento sono gli anziani. Trovano mille scuse per uscire, vanno a fare la spesa a piccoli pezzi pur di andare fuori di casa. Non hanno capito che di questa malattia si muore e fin quando c'è gente in giro purtroppo non possiamo circoscrivere l'epidemia. Le possibilità di contagio sono immense, ci vuole responsabilità, lo dicono dappertutto e in tutte le televisioni, i social, i mass media, eccetera, ma ci vuole un senso di responsabilità maggiore. Fin quando non ci sarà questo, purtroppo non ne usciremo. Tu sei un medico di famiglia, cosa hai visto in giro? Ripeto, troppa incoscienza. No, ma dico, ci sono molti malati.
Io non vorrei essere un allarmista, anzi all'inizio sono stato molto moderato nelle previsioni di sviluppo di questa epidemia. Purtroppo non sono ottimista per i prossimi giorni e forse per le prossime settimane. Perché? Perché ci sono troppi esami in sospeso, troppi tamponi di cui non sono stati ancora consegnati gli esiti, troppe persone apparentemente asintomatiche ma potenzialmente contagiose. E io penso che ancora il pericolo ci sia. Giovanni Ottaviano è uno che conosce il suo lavoro e avete visto come va in giro, perché è un medico di famiglia e sono quelli che vanno nelle case. E Giovanni mi ha detto che ce ne sono persone contagiate che escono fuori da questo conteggio, da quello che ora vediamo. E quindi qui c'è la grande preoccupazione. E gli anziani, se diceva Giovanni, quelli che sono più incoscienti, sono gli anziani che vogliono uscire a fare la passeggiata, e la malattia, come voi sapete, colpisce soprattutto gli anziani. E poi c'è quest'altra notizia che ci preoccupa. Quando è stato oggi, no, sbloccato il pare, perché Cateno resiste, io lo invito a resistere, c'è gente che ha telefonato, e il dottor Ottaviano mi ha dato conferma, perché ci sono amici e persone che hanno chiamato da Milano, dice bene, allora scendiamo per Pasqua. Quindi c'è gente che, visto che il blocco non vale, secondo il Consiglio di Stato, sta scendendo con le macchine, con i treni per andare a fare la Pasqua con i propri genitori, parenti, amici. Genitori che sono tutti di una certa età, nonni e compagnia bella, che hanno malattie magari pregresse e che gli vanno a portare il virus, perché i ragazzi sono asintomatici, ma sono stati a Milano, a Bergamo, a Verona, in quei posti, è capace che ce l'hanno il virus, non lo sentono, non l'hanno visto, ma quando vengono qua e ce li impiccicano ai genitori, fanno un omicidio preterintenzionale, ma un omicidio. Non li fate venire, dite ai vostri ragazzi che come sono stati i 15 giorni, staranno altri 15 giorni. È una cosa essenziale, non possiamo fare altro, anche perché, dobbiamo dirlo, questa storia dei tamponi, sì, ci dice l'ASP ci sono, ma purtroppo sono limitatissimi. Io ho persone, amici che conosco, che sono 12 giorni venuti da fuori con l'isolamento obbligatorio e volontario, che però i tamponi non gliel'hanno ancora fatti, e ce ne sono pochissimi. E sappiamo anche che molti asintomatici col tampone magari manco si vede, ma anche loro hanno il virus e possono contagiare. A questo punto lo dice, ma allora non possiamo fare più niente. E purtroppo è così, dobbiamo stare molto attenti, non sarà la stessa estate, non sarà la stessa primavera. Per poter guardare qualche cosa, o ci vuole un vaccino, o ci vuole una medicina che aggiusta tutto in pochi minuti, oppure avremo cavoli amari per parecchio tempo. Intanto parliamo dei numeri, li vedete, quindi 2159 positivi più 62, crescono comunque, non pensate che si è bloccato, crescono. Le province, Agrigento 110, state vedendo quello che dice, vediamo Ragusa. Ragusa siamo fermi a 47, che poi erano quei 44, 47, 49 di cui avevamo già parlato, che effettivamente sono il minimo. Preoccupa invece la situazione a Siracusa, dopo, non per i numeri, ma perché c'è stato questo focolaio che poi è stato circoscritto, che se avessero fatto più attenzione, il programma Report è stato anche fatto sollevare molte polemiche, molti deputati si sono lamentati di come funziona la sanità a Siracusa. Il povero Calogero Rizzuto, l'amico che piangiamo, proprio un amico che è scomparso per questa malattia, se avessero fatto l'attenzione giusta quando è scoppiato il caso, che era il 6, il 7 di marzo, anche prima, forse avrebbero contenuto subito
l'avrebbero messo in quarantena, l'avrebbero messo con l'ossigeno e non morivano le altre persone che stavano vicino a lui. Lì c'è una colpa e questa colpa forse alla fine qualcuno pagherà per questa incoscienza o anche perché abbiamo preso tutto sotto gamba all'inizio, ci sembrava. Come tutti abbiamo detto, una influenza, è vero, se andiamo a fare i calcoli, la spagnola ha ammazzato 100.000 persone in più di quelle, però questa è una cosa subdola, una malattia subdola. Quindi dobbiamo stare a casa. Certo, questa è la settimana di Pasqua, i ponti di primavera, operatori che aspettavano questo, ristoranti, biscotti, uova di Pasqua, colombe fatte in casa, ve li immaginate. E poi la famosa arrostuta, l'agnella, sausizza. Io ho parlato con i macellai, dicevano quest'anno ce ne saranno di meno, contenti gli agnelli, naturalmente, ce ne saranno di meno perché ne abbiamo presi di meno, perché sappiamo che la gente non potrà consumarli tutti come si faceva prima, queste grandi mangiate, le grandi impanate. Però attenzione, c'è, e il sindaco di Ragusa ha mandato un comunicato proprio poco fa, attenzione, perché c'è questa specie di gara che stanno facendo, che è quella di vediamo se potevamo fottere la polizia, no? E veniamo a Marina, Ropizzino, poi scendiamo di Santa Croce, nanfelamo da strada chi dalle campagne, le casuzze, e andiamo a Marina per andarci a fare la schiticchiata a Marina di Ragusa. Cioè, voglio dire, è da incoscienti. La gente che vuole fare questo, ora nessuno ha, vi ricordate un certo premier inglese, disse, ah, la stupidaggine, è intubato. Attenzione, attenzione. E su questo però, dice il sindaco, saremo durissimi, tolleranza zero per gli incoscienti. È vietato scendere a mare a fare queste schiticchiate. Abbiamo raggiunto al telefono l'assessore Barone. Vediamo. Questa è Teleiblea. E allora eccoci collegati ancora una volta, la seconda volta in tutto, non è che esageriamo, con l'assessore Ciccio Barone, assessore alla polizia urbana. Allora, il sindaco ha mandato un comunicato stampa proprio pochi minuti fa, ma so che voi avete fatto anche una riunione, in cui c'è scritto, vergognatevi, perché se è vero quello che si dice, schiticchiate, arrostute, banate a Marina sabato, domenica e lunedì, non è una bella cosa. Che state preparando, Ciccio, voi? Ah, guarda Mario, c'è stata una riunione voluta dal prefetto con tutti i sindaci, i comandanti delle polizie municipali, appunto per poter anche organizzare insieme un controllo interforze, laddove c'è un controllo congiunto dove vede la polizia municipale, vede la finanza, vede i carabinieri, vede la polizia di Stato per i giorni finali che vanno insomma da domani fino a lunedì, per un controllo intensivo nel territorio. Se c'è qualcuno che si è convinto che può andare tranquillamente la notte o cercare l'indomani mattina presto o in determinati orari o cercando scorciatoie andare a Marina per farsi la classica grigliata, sicuramente non ha fatto un'ottima idea, anche perché non solo troverà posti di blocco lungo le strade di accesso verso Marina e alcune zone delle campagne, ma soprattutto a Marina ci saranno pattuglie che gireranno appunto per verificare se ci sono persone con barbecue, chiedendo anche come mai sono in quella casa, se è la casa principale, se è la seconda abitazione. Per cui non sarà per tutto un lavoro semplice se qualcuno si è pensato di organizzarsi il fine settimana a Marina Ragusa. Tutto questo non è che non lo facciamo perché non vogliamo che la gente possa uscire da casa, perché non vogliamo che non si diverte. Vedete, Ragusa fino adesso, lo dice anche in tutti gli studi, per il rapporto popolazione con numero di abitanti appunto e i contagi, è forse la provincia migliore in Italia dal punto di vista del contagio del coronavirus. Questi sono i giorni decisivi e importanti, per cui tutti i sacrifici che hanno fatto, i cittadini rimanendo a casa, le aziende rimanendo chiuse, le attività commerciali, cioè non andiamo a vanificare perché qualcuno ha bisogno di andarsi a fare una campagnata questo fine settimana. Soprattutto dobbiamo rispettare il lavoro che hanno fatto gli altri, perché se non abbiamo contagi, se in questo momento Ragusa è una città che sta vivendo veramente un momento di gloria durante il coronavirus, e anche perché si è rispettato la quarantena e che i controlli ci sono.
Ecco Ciccio, tu non l'avrei potuto seguire naturalmente perché è registrato prima che vai in onda il telegiornale, ma noi abbiamo avuto un'intervista con il dottore Giovanni Ottaviano, che è un medico molto coscienzioso, che ci dice che purtroppo i numeri sono più bassi, o meglio più alti, di quello che sembra, perché ci sono molti in casa asintomatici e quindi il rischio del contagio non è escluso. Assolutamente, non è che Se al si giorno di rimane a casa, Pasqua se è si rimane a finito casa, tutto. no. Appunto, appunto, ecco perché diciamo, perché da quei prossimi 15 giorni saranno giorni decisivi, per cui abbiamo fatto tutti un buon lavoro, i contagi sono bassi, però se qualcuno ricomincia a uscire, perché basta una sola persona, che può essere asintomatico, che può anche contagiare diverse persone, poi sai, non ci vuole niente a... Noi siamo stati bravi fino adesso, e dico che i ragusani hanno fatto un ottimo lavoro, ci contraddistingue rispetto a tante altre regioni che se vede il telegiornale c'è la gente che esce tranquillamente come se nulla fosse. I ragusani l'hanno sempre dimostrato di essere persone che serie, persone capaci e persone che ci credono. Certo, qualcuno ogni tanto, scusando il termine, Sgarra, potremmo dire sclera, sgarra. e lo capisco. Sì, io dico sclera perché capisci che è Certo. difficile stare a casa, Se... è difficile una situazione simile, però sì. Ciccio, ascolta, ascolta. Allora, voi avete fatto una riunione con i sindaci in videoconferenza. Sappiamo che la prefettura vi ha dato indicazioni, quindi possiamo assicurare che il Che i controllo controlli ci sarà... sono Ecco, come... a tappeto, ma non solo, partiranno, ripeto, a breve, controlleremo anche l'andazzo un po' dappertutto in città di quello che succederà. Ci sarà non, sarà un controllo di forza a tutti gli effetti, per cui ci saranno diverse pattuglie, possibilmente trovate anche elicotteri che ci saranno a controllare anche sulle strade della città. Va bene, Ciccio, vuol dire che le impanate le faremo il 1° di maggio o anche il 1° di giugno. Sposteremo la Oh, perché mangiata no? dopo. Comprarla il sabato e mangiarsela a casa tranquillamente, perché no? E questo è anche quello che si può fare. Comunque, Magari mi consenti anche sai cosa possiamo lanciare? Di fare il pranzo in videoconferenza. Si mette Ma, il guarda, computer, uno noi, Skype. io lo faccio con gli amici di comitiva, lo facciamo il sabato sera, E quindi. Perfetto. quando ci mangiamo una pizza per poter chiacchierare, ci sono ormai tanti sistemi, c'è Zoom, c'è Join Meet, per Va cui bene. se si vuole parlare con gli amici lo si può fare. Mi consenti solo una cosa, volevo Dimmi, solo dimmi. augurare una buona Pasqua a te, a tutta la redazione di Teleblea e a tutti i cittadini ragusani che ci stanno ascoltando. Una buona Pasqua a tutti voi, pazienza, una Pasqua rimanendo a casa, ma soprattutto una Pasqua per la nostra salute. Allora io ti faccio l'augurio come cittadino, una buona Pasqua a tutti i vigili urbani, alle forze dell'ordine, ai dottori, agli infermieri. Oggi ora avremo un'intervista che parla proprio degli intervisti, degli infermieri. Una buona Pasqua a tutti quelli che lavorano per noi. E noi non possiamo essere così incoscienti da fregarcene di quelli che lavorano per noi. Grazie Ciccio, auguri, ciao, Grazie a ciao. voi, grazie. Questa è Teleblea. Dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo, nasce il Ragusano DOP, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare. Certificato, rintracciabile e garantito. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il Ragusano DOP e sai cosa mangi. Tutti stessi sono. Monno è stato e monno è. Che mi conta mia? Tutti i cosi si mangiano. Ma a te che ti interessa? A sa spuro che non vede. Mi ne stai fu... Quindi anche gli elicotteri, attenzione, ma anche gli altri sindaci sono tutti sul piede di guerra, Modica, perché quello che succede a Marina di Ragusa succede lo stesso a Marina di Modica, succede lo stesso a San Pieri, a Donna Lucata, perché il fenomeno della seconda casa da noi è fortissimo. E allora uno si dice, ma com'è che questi, che siamo così... La Sicilia è così nei guai dal punto di vista economico quando tutti i siciliani hanno una seconda casa, grazie a Dio.
Quindi probabilmente certe cose non quadrerebbero, no? Com'è possibile che questa provincia, per esempio, è quella che risparmia molto di più di altri? Però, insomma, la situazione è così, ci sono tantissime seconde case, ma attenzione, perché se vi fanno la contravvenzione, gli altri siamo contenti. D'altra parte c'è stato un altro intervento di Angelo Laporta, ha fatto un post, lui ormai, capito, ognuno fa il suo post, come ognuno ha la sua televisione. E ci sono stati tantissimi commenti, è vero, non è vero, è vero. Allora, io dico che c'è tanta gente che è in Sicilia con dei camper, quelle cose, ed è vero, magari sono rimasti qui, ma che si deve fare? Come facciamo? Li rimpatriamo con forza? Dovremmo spiegare loro che devono anche loro rispettare questa quarantena. Lo stesso vale per le strade di Marina. Ha detto Angelo, ci sono in giro, girano. Però molti altri poi hanno detto, non è vero, guardate che a Marina non c'è nessuno. E io sono dell'idea che a Marina non c'è nessuno, come a Ragusa. A Ragusa di sera non c'è nessuno, ma di giorno la gente si muove. È chiaro, ci sono i furbi che vanno 10 volte al supermercato comprando un limone alla volta, ma la gente normale esce per lavorare, va al supermercato. Non possiamo fare i reclusi, quindi attenzione, le mascherine, cerchiamo di organizzarci, ma fare la schidicchiata in 50 o la festa da ballo o cose del genere non è una bella cosa. Però ci sono anche quelli che veramente hanno difficoltà, perché tantissime persone hanno perso il lavoro, che era un lavoro precario, non c'è dubbio, ma che era un lavoro che permetteva di campare, no? Di campare dignitosamente, senza fare sfrazzi, ma almeno campavano la famiglia. Ora anche questi non lo possono fare più. Perché? Perché molti esercizi commerciali sono chiusi. E allora abbiamo visto, abbiamo chiesto, abbiamo voluto vedere come funziona la macchina degli aiuti al comune di Ragusa. Vediamo l'intervista. Questa è Teleiblea. Vediamo come funziona questa macchina di aiuti che il comune di Ragusa ha messo in atto con i buoni pasto ed altro. Con noi c'è Luca Rivillito, consigliere comunale, ma delegato ai servizi sociali del comune di Ragusa, quindi uno che si sta impegnando in questa macchina. Grazie Luca, mi senti? Tutto a posto? Sì? Sì, ciao Mario, grazie a te. Perfetto, allora ci spieghi come si sta muovendo il comune di Ragusa? Ma guarda, non è stato facile improntare la macchina così in così poco tempo, perché come tante macchine elaborate, soprattutto questa che riguarda un tema delicato che è il sociale, ma il sociale nel senso dell'aiuto non solo di chi ha già problemi di situazione di indigenza, ma parlo anche di chi poi con il Covid-19 è entrato in difficoltà, perché noi dobbiamo attenzionare anche questa nuova categoria di persone che sicuramente sono entrate in difficoltà e che hanno problemi, chi ha perso il lavoro, chi ha chiuso l'azienda, quindi diciamo un'elaborazione della difficoltà a 360 gradi. Purtuttavia la macchina, grazie anche all'input diciamo del sindaco, è riuscita a mettersi in moto. Inizialmente abbiamo adottato una situazione autonoma, nel senso che arrivavano delle donazioni, così ti faccio un quadro bene o male completo. Sì. Della situazione, arrivavano delle donazioni, sono arrivate anche dei buoni da parte della Ergon, che abbiamo messo in funzione insieme alla spesa. Ecco, inizialmente tutti quelli che sono stati censiti nel primo step, diciamo, inizialmente prendevano questa spesa con il buono, per cercare di dare man forte a quello che era l'esigenza. Si è venuto a creare questo gruppo di lavoro importante, con a capo il comune, i servizi sociali, che in questo caso rappresento io, ma ci tengo a dire, con la vicinanza dell'assessore ai servizi sociali Luigi D'Abito, che saluto naturalmente, ma che lui in ospedale si sta occupando di ben altre problematiche, e quindi con piacere sono io in prima linea a seguire, diciamo, l'iter e il funzionamento.
Abbiamo messo in campo una squadra di assistenti sociali per rispondere alle esigenze dell'utenza, mentre con l'aiuto naturalmente della Protezione Civile, quindi coadiuvato anche e collaborato dall'assessore, dall'amico Giovanni Iacono, e naturalmente con la presenza fondamentale della Caritas, con a capo il direttore Domenico Leggio, che fa da braccio armato, diciamo così, coloro che poi erogano il servizio con i volontari e che lo eroghiamo direttamente a domicilio, proprio per cercare di evitare di far uscire in un certo senso le persone. Questo per quanto riguarda il primo step di lavoro fatto in autonomia. Poi, come ben sai, Mario, è subentrato quella famosa somma di 538.000 euro circa da parte del governo nazionale, che sono indirizzate solo ed esclusivamente nel canale di alimentare e sanitario. E allora lì abbiamo dovuto, diciamo, aumentare, implementare e a rafforzare la macchina, quindi da lunedì scorso, quindi da circa tre giorni, è attuato il numero unico 67667, che serve a canalizzare meglio, diciamo, le telefonate, dove praticamente chi può telefonare, sia chi ha bisogno, chi deve effettuare delle donazioni, e sono censite con un unico database condiviso, che è importante sia condiviso dai servizi sociali, dalla Protezione Civile e dalla Caritas. Luca, ti devo fermare un attimo, aspetta. Quindi chiariamo, perché oggi io ho ricevuto, come televisione riceviamo tante telefonate, e una signora dice: io non ho computer, non ho niente, cosa devo fare? 67 67 67 67. Tre volte 0932. Oh, sì, e che cosa succede? Chi risponde? Praticamente c'è una squadra formata da circa 6 assistenti sociali e un collaboratore della Protezione Civile. Questo perché? Perché con i 538.000 euro, tutti canalizzati a buoni spesa da 25 euro, si è ritenuto opportuno aumentare e implementare il numero delle assistenti sociali, che rispondessero al telefono, perché prima erano solo 2-3 unità, ora già sono raddoppiate, e abbiamo... ora te la do questa in esclusiva, oggi abbiamo parlato col dottore Di Grande, dei servizi sociali, dovrebbero essere innestate altre 2, quindi addirittura 8 canali e 8 telefonate, che il numero... Ma le linee le abbiamo, 8 linee, no? Se no ci sono. E il numero, allora, considera, Mario, che è tutto stato fatto in emergenza, per di più, come ripeto, non era facile creare delle postazioni, anche perché molte delle persone che si sono messe a disposizione dei servizi sociali, quindi le assistenze sociali, lavorano in smart working, quindi non era facile, ci siamo riusciti però, perché a parte i primi 2 giorni, quindi lunedì, oggi già ho avuto notizie che il centralino, diciamo, funzionava bene, stiamo camminando alla media di 300-360 telefonate al giorno, quindi bene o male il numero risponde. Luca, chiaramente non è che spartiamo sti buoni, no? Non è che eravamo a tutti, bisogna avere una... Voi avete un elenco, c'è un criterio, hai fatto bene a farmi questa domanda, perché tu giustamente ti metti al posto dell'utente e mi fai la domanda da utente, giustamente. È stato fatto naturalmente un avviso pubblico che si trova anche... si trova sul sito del comune ufficialmente, dove praticamente abbiamo stabilito i criteri di assegnazione di questa somma, di questo famoso buono da 25 euro. Come funziona? Spiego brevemente, cerco prima di tutto di essere sintetico, ma soprattutto di farmi comprendere dalla comunità, dall'utenza, ecco, che è la cosa più importante. Abbiamo, considerando che priorità bisogna dare a chi, punto A, è andato praticamente, ha avuto problemi con il Covid, quindi problemi di lavoro, chi è entrato, diciamo, che chi era da uno stato di normale attività lavorativa, chi ha avuto difficoltà, quindi chi ha perso il lavoro, chi ha avuto la chiusura delle attività, e quindi oggi si trovano in situazioni drammatiche. Poi naturalmente chi è già da noi censito ai servizi sociali, quindi chi vive di povertà purtroppo già da sempre, e quindi che conosciamo. Ma poi ci siamo sentiti anche di inserire, perché lo prevedeva, anche chi è possessore di un minimo di reddito. Quindi che cosa significa? Significa che nell'avviso pubblico viene spiegato
il criterio di calcolo dell'ammontare dei buoni, perché i buoni verranno erogati mensilmente, parliamo di quelli dei 538.000, quindi non più di quello che ti ho detto io. Sì, ma ogni famiglia passato. Ne può toccare uno, due, quanto ne può toccare? Allora, praticamente che cosa significa? Come funziona? Tu hai bisogno, telefoni al 676767, praticamente ti risponde l'assistente sociale, ti fa tutta una serie naturalmente di domande, e questo serve per comporre l'importo. Cioè, che cosa significa? Significa che l'importo viene composto a secondo del massimale di reddito che hai. Se hai reddito zero ancora meglio, certo. E a questo punto da lì poi praticamente subentra il nucleo familiare. Quindi cosa significa? Significa che a secondo se è composto da una persona, da due persone, da tre persone, da quattro persone, fino a più di sette persone, cambia l'importo mensile. Certo. Quindi non ti posso dare ti posso fare un esempio, no? Così al volo. Se una famiglia sì, a tre persone, ha perso il lavoro, hanno un reddito di praticamente di 600 euro, no? Automaticamente rientri nella categoria, quindi prenderai un bonus di circa 200 euro mensile. Quindi una decina di questi buoni che ti permettono. Sì. E considera 50 euro settimanali, bene o male. Beh, se hai una certa copertura. Come si dice, meglio di un pugno nel naso. Naturalmente. Sì, sì, quindi, certo, e poi sì, chiaramente questo... si tratta di un fondo perduto, perché la gente queste li prende, sì, sì. E basta, non è che ci siamo sentiti, Mario, di inserire un po' anche il fatto del reddito, perché ci sono redditi, certo, di cittadinanza, sì, che vanno sopra i 600-700 euro, ma ci sono redditi di cittadinanza che anche hanno un importo inferiore, 100 euro, perfetto, 80 euro. Senti, questo. Luca, tu ci hai mandato un elenco di negozi, no, supermercati, sì. Ma cosa vuol dire? La spesa bisogna andare lì a farla, naturalmente. Sì, praticamente sono, sì, degli esercizi convenzionati, perché questi esercizi hanno risposto a una manifestazione di interesse che, se non erro, scadeva venerdì ore 14, sì. Però anche se poi mettiamo comunque in elenco altre attività che mandano le email e vogliono, diciamo, collaborare o cimentarsi in questo progetto di solidarietà, e quindi non solo supermercati ma anche ortofrutta, alimentare, prodotti, anche pizzerie, vedo, prodotti lattiero-caseari, certo. C'è un po' di tutto, e quindi abbiamo, diciamo, allargato in un certo senso la sfera, e quindi praticamente questo elenco viene aggiornato sistematicamente quasi quotidianamente, quindi ogni giorno, se ci sono inserimenti nuovi di attività. Vabbè, che vogliono partecipare. Senti Luca, io chiaramente cerco di accorciare, perché il giornale è quello che è. Quanta, sì, autonomia abbiamo con questi 500 più quelle che c'è? Vabbè, ma guarda, io ti dirò, li facciamo. Allora, considerando che per ora, Mario, parliamo di emergenza di alimentare, quindi significa il governo ha deciso di indirizzare il tutto per ora, su, almeno con questa somma, su buoni spesa, buoni per la farmacia, anche perché dobbiamo ricordare, certo, emergenza sanitaria. Vabbè. Quindi diciamo che l'impegno, considerando che abbiamo queste 538.000 che già sono state erogate, e più quelli del passati, già dove il comune comunque per pochi giorni ha avuto una sua autonomia, e che continuano ad arrivare donazioni all'interno del codice IBAN, no, che abbiamo messo sul sito del comune, e possiamo dire che la copertura a livello di alimentare, di emergenza alimentare e farmaceutico è totalmente coperta, considerando che ancora stiamo aspettando i soldi della regione. E potete aspettare. I paletti vari ed eventuali. Va bene, allora io ringrazio Luca Rivelito, che devo dire stiamo registrando, sono le 20, perché stiamo registrando, ed è al lavoro, eh? Devo dire la verità, è in ufficio a lavorare. Grazie Luca, ci sentiamo in altre occasioni. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Questa è Teleiblea. Più servizi, più assistenza e più vantaggi per le imprese ragusane. Confcommercio Ragusa
è la più grande associazione di rappresentanza imprenditoriale della provincia di Ragusa, con oltre 4.500 iscritti e 39 sigle sindacali. Confcommercio Ragusa è federazione di categoria. Rappresenta le categorie del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle piccole e medie imprese. Rappresentanza sindacale. Provvede alla gestione e allo sviluppo delle relazioni sindacali, definendo i contratti collettivi di lavoro a tutela degli interessi delle imprese associate. Formazione. Cura i corsi di formazione aziendali per la crescita e lo sviluppo di nuove professionalità e del personale. Assistenza legale e tributaria. Svolge attività di assistenza e consulenza legale relative alla gestione delle imprese. Sempre in cima ai nostri pensieri. Dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo, nasce il Ragusano DOP, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare. Certificato, rintracciabile e garantito. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il Ragusano DOP e sai cosa mangi. È un lavoro encomiabile quello del comune, e avete anche sentito che a Ragusa le forze economiche ci sono, no? Io non voglio ora andare a fare i conti in tasca al comune, però poi è un comune che non era disastrato, quindi ha qualche fondo, riesce ad andare avanti grazie anche a diciamo le donazioni, avete sentito, grandi aziende. A proposito di donazioni, dobbiamo dire che la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha donato 9 posizionatori da rianimazione all'ASP, cioè sono praticamente strumenti sanitari destinati alla sala rianimazione, in questo caso dell'ospedale maggiore di Modica, che è l'ospedale deputato alla cura dei malati di coronavirus. Si tratta di 9 apparecchi respiratori, quindi sono macchine che aiutano a respirare i malati, quindi con questi 9 apparecchi si può fare fronte nel caso ci fosse bisogno. Quindi la Banca Agricola, dopo altre iniziative come la sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti, le provvidenze in favore dei soci, il pagamento anticipato delle pensioni INPS e anche altre cose come il contributo alla Caritas, e questo la Banca Agricola fa il suo ruolo e mi pare giusto. Poi dobbiamo aspettare ancora cosa dice questo famoso decreto, questo dei 400 e passa miliardi, e come le banche potranno interessarsi a questo. Ma di questo ne parlerà il nostro Peppe Lizio nella sua rubrica. A fare tutto questo lavoro, voi lo sapete, ci sono questi eroi, così li abbiamo chiamati da Bergamo in giù, sono i medici, e ne sono morti tantissimi, gli infermieri, quelli del pronto soccorso, gli autisti delle autoambulanze, tutta gente che è in prima linea e che se avesse avuto i presidi giusti, forse non sarebbe accaduto tutto questo. Io a questo proposito voglio dire due cose. Oggi la Guardia di Finanza ha trovato una ditta di Vittorio, mi pare, che stava facendo l'alcol finto e lo vendeva a prezzi enormi. Ma avete sentito, ieri hanno preso una azienda che fregava le aziende pubbliche perché vendeva le mascherine che costano 30-40 centesimi a 20 euro a mascherina. Ora però io dico che il 4.000 per 500%, ma il responsabile dell'azienda pubblica che compra queste mascherine, che le compra magari perché c'è grande bisogno, ma quando vede che costano 20 euro, non deve fare subito la segnalazione ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, le compra perché gli servono, no? Ma immediatamente deve fare la denuncia, a meno che non c'è la cumacca, e allora tutto va bene, tutto fa brodo.
Però quelli che sono davvero gli eroi sono soprattutto medici ed infermieri. La nostra Teresa Guarnucci ha fatto questa intervista, vediamo. Abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Ragusa, il dottor Gaetano Munzu. E a lui vogliamo chiedere, proprio in diretta con noi al telefono, intanto come sta andando, visto che loro come categoria stanno dando proprio la vita in questo momento di grande emergenza. E come è strutturato, come sta andando il pre-triage al Giovanni Paolo II. Allora, intanto ben trovato, dottore Munzu, grazie per aver accettato la nostra, il nostro invito, la nostra chiamata. Prego, è un piacere per me. Allora, dottore, come sta andando in questo momento di emergenza? Come vi state muovendo? Come funziona il pre-triage? Sì, in pratica il pre-triage nasce e viene strutturato per cercare di intercettare, non far arrivare per motivi insomma, facilmente spiegabili, casi di coronavirus positivo all'interno dell'ospedale. Noi intercettiamo tutti quelli che arrivano in ospedale, facciamo un pre-triage, appunto, è una piccola anamnesi delle loro problematiche, se hanno febbre, diarrea, comunque sintomi che ci possono far pensare ad una eventuale positività al coronavirus, facciamo il protocollo con prelievi, tampone e quant'altro, e se ovviamente il tampone risulta negativo, c'è da aspettare un'oretta, qualche oretta perché il laboratorio esplichi la propria analisi, dopodiché si procede con, diciamo, se negativo e altre problematiche, accede direttamente al pronto soccorso, gli verrà fatto il triage classico e mandato nel reparto per le consulenze necessarie. Noi intercettiamo tutti, chiunque arrivi in pronto soccorso deve passare dal pre-triage. In quest'area viene fatto, come dicevo prima, una piccola scannerizzazione, chiamiamola così, di quelle che possono essere le problematiche legate al coronavirus, e quindi facciamo da filtro affinché eventuali casi positivi non attraversano appunto la soglia dell'ospedale. È composto principalmente ovviamente da infermieri, qui all'interno vi è anche un medico che appoggia questo lavoro di pre-triage, così come il triage è a capo l'infermiere che lo fa. Abbiamo strutturato dei percorsi che si sono adeguati via via all'incremento di questa patologia, di questa infezione, con cambiamenti dovuti e protocolli dovuti all'evolversi dell'infezione stessa. Difatti prima si faceva solo in tenda al di fuori dell'ospedale, adesso poi siamo passati all'interno della camera calda, adesso metà del pronto soccorso è dedicato all'area Covid. Dottore Munzu, ma voi come lavorate? Cioè l'ambiente è sicuro? I dispositivi di sicurezza sono a vostra disposizione? Sì, noi a differenza forse di qualche altra ASP, va a macchia di leopardo questa cosa in tutta Italia, noi a Ragusa fortunatamente siamo dotati di tutti i dispositivi, di tutti i dispositivi di protezione individuale, dal camice, dalle mascherine, filtri facciali di diversi tipi. Sì, noi non mancano i DP, cioè li abbiamo, li utilizziamo, mettiamo anche guanti e mascherine a chiunque entra o necessita di avere assistenza all'interno del pronto soccorso. Cerchiamo di fare in modo di operare in un clima per quello che è possibile, perché poi l'errore è sempre in agguato, la casualità è sempre in agguato, quindi è difficile essere sicuri al 100%, questa sicurezza ce la dà se ci muoviamo in una determinata modalità e se facciamo assumere all'utente che arriva determinati comportamenti. Il tutto sicuramente avviene in un clima, men direi se dicessi, sereno. È chiaro che anche noi abbiamo quello stato d'animo di, non dico paura, ma comunque apprensione per quella che è la patologia di per sé.
le statistiche dicono che moltissimi operatori sanitari sono stati conteggiati da questa malattia nell'ambito della propria attività lavorativa, quindi qualcosina ancora non va. Ma è chiaro che noi mettiamo a frutto quello che abbiamo e cerchiamo anche di innovare quello che è possibile e che ci arrivano con i nuovi protocolli della Protezione Civile o del Ministero della Sanità o dell'Assessorato alla Salute, mettiamo, come dire, in campo tutte le conoscenze che via via ci vengono acquisite e ci vengono trasmesse. Cerchiamo di operare in maniera... Sì, mi scusi se la interrompo, ma la gente, insomma, ecco, i pazienti, gli utenti, come vogliamo chiamarli, rispondono esattamente alle disposizioni sia a livello nazionale, regionale, comunale? Cioè, come si comportano? Qual è il vostro feedback? Raccogliete un feedback positivo? Insomma, c'è collaborazione? Ma per quello che sono, come dire, gli esiti e quello che riusciamo a vedere anche per il grado di conteggiate nella provincia di Ragusa, la risposta è buona, nel senso che siamo la provincia ad avere meno conteggiati. È chiaro che sicuramente ci stiamo comportando bene, però io, non fatemi passare, come dire, questa parola un po' forte, ma l'imbecille di turno si trova sempre, cioè nel senso che magari per una voglia di strafare si va in giro, si fanno delle cose che non si dovrebbero fare, si assumono dei comportamenti a rischio, questi si trovano dappertutto, però diciamo che nella maggior parte dei casi seguono le procedure e quant'altro viene indicato nelle disposizioni sia regionale che nazionale. Benissimo. All'interno del pronto soccorso è chiaro, non arriva solo l'utente, arrivano parenti, amici e quant'altro, noi cerchiamo di isolare il tutto, cioè lasciare fuori tutto quello che è il contorno, fatemi passare anche questo, e cerchiamo di prenderci cura solo di chi sta male. Questo è, appunto, serve sia al cittadino sia all'operatore professionale per evitare che magari altre persone possano portare all'interno dell'ospedale la contagiosità del virus. Ok, dottore Monzu, andiamo velocemente in chiusura. Intanto io la ringrazio moltissimo ancora una volta per la sua disponibilità, nonostante stiate lavorando senza sosta. Io so che avete dei turni molto pesanti e poi, insomma, la pressione psicologica non è indifferente. Ok, allora la situazione possiamo ben dire che si ecco, non dobbiamo mollare assolutamente, ma possiamo ben dire che ci si avvia, c'è, insomma, in fondo al tunnel la speranza di rivedere la luce anche. Ma quello non deve mancare mai, mancando la speranza manca tutto, noi la speranza ce l'abbiamo, ce la mettiamo tutta. Per quanto riguarda solo, un messaggino, per quanto riguarda l'aspetto psicologico, lo stress degli operatori sanitari è abbastanza elevato. Solo faccio un piccolo esempio, non per tirare acqua al mio mulino, io sono è quasi un mese che non vedo mio figlio. Ho assunto anch'io delle come dire, precauzioni per quanto riguarda tutto questo, mi sono isolato in una casa. Purtroppo sto lontano dai miei affetti, ma lo faccio con sacrificio sicuramente, ma con spirito di come dire, non cercare di far male agli altri. Vorrei che questo spirito fosse anche assunto da tutti i cittadini. Se non facciamo così, rischiamo prima di tutto la nostra salute, ma poi anche i nostri cari. Esatto. Quindi invito tutti i cittadini a rimanere a casa fino ad adesso, è questo l'incipit, è questa la questione, rimanere a casa. Benissimo, la ringraziamo ancora e ci ringrazi a nome nostro, insomma, come se parlassimo da parte dei cittadini, tutti i collaboratori, tutti gli operatori del settore, perché veramente state facendo tanto per noi, per voi, insomma, per il territorio, per tutti. Grazie ancora e a presto. Grazie a voi, grazie. E allora avete sentito questa intervista con questi angeli che sono sempre con i malati e sono appunto gli infermieri. Andiamo a parlare di in qualche modo, diciamo, anche di aiuto che viene dato alle persone, e un settore molto particolare è quello dell'ortofrutta. Allora c'è Gianni Papa che ci spiega alcune cose, vediamo.
Oggi ho parlato con il dottor Salvatore Agnello, che è uno dei proprietari della Bio Agnello, insieme al fratello Rosario, che è una grossa industria di ortofrutta che lavora moltissimo con l'estero e molto comunque anche con il resto dell'Italia. Ho chiesto come fosse la situazione. La sua azienda di solito lavora una media di 150 persone. Fino a questo momento, mi diceva, la situazione tiene molto anche l'esportazione con l'estero, soprattutto Germania, Francia e Danimarca, perché è chiaro che l'eccellenza dei prodotti e la situazione rende particolarmente appetibile quello che viene prodotto nella nostra zona. Il vantaggio di questa e di altre aziende simili nel Ragusano è che, avendo avuto la enorme fortuna in parte anche sicuramente meritata, di essere riuscito a limitare al minimo l'impatto diciamo, i contagiati al momento del coronavirus, fa sì che le ditte possano lavorare, ovviamente rispettando criteri di sicurezza, mascherine, eccetera, eccetera, ma questo qui ha permesso di mantenere gli standard di produzione praticamente uguali e quindi non ci sono difficoltà al momento particolari. Mi diceva Salvatore, se tiene, qui ho preso qualche appunto, se tiene la manovalanza, cioè se tengono gli operai, se non succedono problemi di contagio che poi comporterebbero difficoltà o addirittura chiusura dell'attività, al momento possiamo tenere bene. Dobbiamo dire che purtroppo non è lo stesso per i settori del commercio dei fiori, oppure anche di un altro settore che è una via di mezzo, per esempio il basilico sta avendo grossi problemi perché non è considerato, giustamente non è una cosa di primissima importanza come può essere l'ortofrutta, per cui tiene meno. Dicevo, comunque la nostra ortofrutta mantiene, se si riesce a tenere sotto il profilo, se non ci sono contagi, quindi coloro che raccolgono potranno continuare a lavorare, e se tengono anche i trasporti, la situazione è sicuramente favorevole, il momento è buono, anche perché ci sono state le piogge, diciamo, al momento giusto, che hanno permesso di contenere e di ridurre i problemi che erano derivati da una certa siccità. Mi diceva poi che in questi giorni al mercato proprio di Siracusa, proprio dell'ortofrutta, c'è stata una specie di rivolta da parte dei produttori, perché dicono: ma come può essere che noi la roba ci viene comprata a 0,40 per esempio e poi viene rivenduta a 2 o 3 euro? Questo qui comporta che la gente, uno, abbia costi molto maggiori nell'acquistare, e noi non ci guadagniamo niente, ci guadagnano solo le persone che non lo lavorano. Pare che questo, diciamo così, chiarimento che c'è stato al mercato di Siracusa abbia ottenuto che adesso le cifre di vendita e poi di vendita successiva, se non ho capito male, siano diventate molto più trasparenti e a vantaggio un pochino di tutti. Invece quello che da più parti mi è stato lamentato è il discorso che riguarda i costi del petrolio. Sembra che in questa provincia, non in altre, il petrolio, sia quello agricolo che quello così normale dei trasporti, per una serie di motivi, probabilmente perché alcuni mi hanno detto parole forse un po' grosse, perché le ditte fanno, le responsabili fanno cartello, non lo so. Certo che alcune ditte sono andate a prenderle fuori provincia e hanno notato differenze fondamentali a livello di, non so, 0,50, 0,55 con IVA contro 0,65 senza IVA. Voi vi rendete conto che le cifre e le quantità possono essere tali su cui queste differenze, che possono sembrare ridotte, poi alla fine diventano davvero importanti. Non credo ci siano molte altre cose da dire. Ah sì, non c'è nessun problema nel modo più assoluto, non c'è nessuna possibilità che l'ortofrutta abbia contagi di coronavirus, perché non è il virus non si trasmette, si trasmette dall'uomo o agli animali al limite, non certo sulle piante, per cui qualche fake news che c'è stata al riguardo è decisamente fuori luogo. Per cui dobbiamo dire che fino a questo momento questo settore, sicuramente fondamentale per l'Italia, sta andando bene. Adesso bisognerà vedere, c'è anche il problema del grano, bisognerà vedere come terrà il grano, ma anche quello, se non viene fatta molta speculazione, se si riesce a fare in modo che il commercio, che il tutto rimanga trasparente, ci sono possibilità che almeno in questo campo, nonostante i minori acquisti in determinati campi, vedi per esempio i ristoranti e altri, alla fine questa, che è un'eccellenza, che è un vanto dell'Italia e che
una voce sicuramente importantissima del bilancio possa rimanere più o meno nello stesso modo. Quindi dobbiamo augurarci che non vengano fuori lobby particolari a creare difficoltà di altro genere, perché il settore, con tutte le difficoltà, soprattutto in questa zona dove, ripeto, abbiamo la fortuna di avere un impatto bassissimo per quello che riguarda l'impatto del coronavirus, diciamo che al momento può andare, come anche il fatto che le piogge sono venute nel momento atteso, quindi hanno potuto anche far sì che il discorso dei fertilizzanti potesse essere fatto nel modo giusto. Diciamo che il settore, bene o male, va. Ovviamente anche qui non si può altro che sperare che si torni al più presto alla normalità, però grazie al lavoro di tutti, degli imprenditori agricoli, al lavoro di coloro che raccolgono l'ortofrutta, e dobbiamo dire c'è una grossa percentuale di manovalanza straniera, si va avanti. Ci auguriamo che si vada avanti bene, che soprattutto che non si deve andare avanti ancora a lungo con questa emergenza, ma queste cose qui speriamo che, lo sappiamo, lo diciamo da un mese, speriamo che tutto vada per il meglio. Al momento sembra che ci sia qualche segnale positivo, ma è inutile dirlo, la guardia non può essere e non deve essere abbassata. E così andiamo a chiudere il nostro telegiornale. Oggi è mercoledì, l'appuntamento è con Peppe Lizio, o meglio, con Sostiene Peppe Lizio. Parlerà anche di fake news e anche dal punto di vista economico, come fa ogni settimana. Vi ricordo che ieri non abbiamo fatto l'appuntamento con Cesare Pluchino parlando del Comune, perché dobbiamo dire che l'attività del Consiglio Comunale è ferma per evidenti motivi. Dopo il telegiornale manderemo in onda delle cose che riguardano la Santa Pasqua, che naturalmente stiamo vivendo in questa situazione un po' particolare. Bene, grazie amici per la cortese attenzione, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Nasce un dia, quando vento malvia, io sono un mar prolungato. Prima di decidere l'argomento da trattare settimanalmente, intercorre sempre una telefonata tra me e il caro direttore Mario Papa, che approfitto per salutare, per decidere un attimo appunto quale possibile argomento vada approfondito. Nella telefonata ultima intercorsa, due erano gli argomenti che potevano avere un loro interesse. Uno era quello di analizzare meglio il famoso decreto liquidità, e l'altro era parlare sulle fake news, sulle cosiddette bufale. Ma è ovvio che non possiamo parlare di decreto liquidità questa sera, perché ancora in questo momento non è stato pubblicato questo benedetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale, perché ormai è vezzo di questo paese parlare di un qualcosa di cui si disconosce completamente il contenuto. Non bastano le anticipazioni in una conferenza stampa, poi bisogna vedere effettivamente come si sostanzia quell'annuncio di decreto di liquidità per le imprese attraverso queste garanzie che lo Stato appunto o presta per un ammontare complessivo di 400 miliardi. E allora a questo punto, dato che manca il contenuto principale, cioè il decreto legge pubblicato in Gazzetta, rimandiamo l'argomento decreto liquidità ad una prossima puntata. E allora non ci resta che appunto parlare, sì, questa volta finalmente, per certi versi, perché è un argomento che ho sempre pensato di poter analizzare, quello delle cosiddette fake news. In una società che appunto vive quasi con molta bulimia cercare la notizia, viviamo in questo tempo sospeso che è quello del Covid-19, quasi attaccati al televisore nell'attesa di notizie, sui dati, sui numeri, eccetera, eccetera. In questa società così ormai molto social, hanno da un paio di anni a questa parte preso un'importante fetta dell'attenzione degli italiani le cosiddette fake news, cioè o le dette bufale, cioè quelle notizie che appunto non hanno nessun fondamento, ma che cominciano a girare in maniera quasi come un virus, infettano completamente la rete, infettano i social, infettano tutti i mezzi di comunicazione,
anche molte volte anche quelli cartacei dei giornali, che incorrono anche loro nella pubblicazione di notizie completamente prive di fondamento e costruite ad arte. Diciamo che le fake news le possiamo dividere in due grandi categorie. Una è la fake news di carattere politico, che è volta a denigrare un determinato personaggio politico e che di solito proviene dalla parte avversa. Negli anni passati era evidente che, per esempio, determinati governi di centrosinistra sono stati attaccati proprio con un scientifico meccanismo di fake news che poi ha portato anche alle elezioni del 2018. Ma quindi tutte le fake news che noi vediamo di carattere politico, basti pensare a quella che è girata in questi giorni su un Zingaretti che si cura per il coronavirus in una casa di cura privata, o quella su Renzi in cui giocavano i figli in giardino con altri amici, bambini portati addirittura dalla scorta, o quella sulla Boldrini che non l'ha detta completamente, che si lamentava che le famose autocertificazioni non contenessero la declinazione al femminile. È evidente che quelle sono, che poi sono state tutte smentite dai singoli personaggi politici, ma quelli erano evidenti che sono il frutto di una volontà politica di denigrare l'avversario. Ora c'è anche questo modo per denigrare l'avversario e ci dobbiamo anche convivere sotto questo profilo, ma da quelle in fin dei conti è molto più facile difendersi. Si capisce la portata della fake, si capisce da chi vengono e quindi sappiamo perfettamente individuarle e ci possiamo difendere. Ma cosa ancora più grave, soprattutto poi in questo periodo di pandemia mondiale, sono le fake news che appunto toccano argomenti particolarmente delicati, quali quello della salute, o in questo momento vive chi ha una capacità di guardare i social, c'è quella che sta girando in maniera vorticosa, quella sulla corrispondenza tra una possibile nascita del coronavirus e circolazione dello stesso con quella rete 5G che è in fase di sperimentazione e che vedrà la luce tra un po' di tempo. Ecco, queste fake sono poi particolarmente preoccupanti e particolarmente pericolose. Perché girano e molti di noi poi purtroppo non hanno la capacità, gli strumenti per capire se effettivamente è una fake o no, perché molte volte poi sono anche ben costruite ad arte. Tutti noi ci ricordiamo quella che per esempio è girata all'inizio della pandemia del coronavirus, che era quella di questo potere taumaturgico per certi versi della vitamina C, e lì in questa fake che ha circolato 2 o 3 giorni sia su Facebook, Instagram e soprattutto anche a WhatsApp, di cui ora parleremo un attimo, ha fatto sì che le farmacie e le parafarmacie fossero svuotate a livello italiano completamente di vitamina C. Ecco che allora lì uno poi si deve subito chiedere: ma a chi giova tutto questo? E analizzeremo anche questo problema. È ovvio che a questo punto ci si deve attrezzare per far sì che queste fake news, quelle più pericolose, che vanno a incidere sulla nostra salute, su altri aspetti particolarmente delicati, debbano essere smorzate, debbano essere appunto smascherate. E qui un po' tutti, devo dire, hanno capito la problematica. E per esempio il Ministero della Salute ha messo su una task force proprio per cercare di smontare queste bufale che stanno circolando in questo particolare momento. Ma altra, c'è stata anche l'idea a livello di Parlamento di istituire una commissione di inchiesta proprio per capire da chi provengono, chi ha interesse a mettere in circolazione tutte queste false notizie, che sono vera e propria disinformazione. Ecco,
E lì e anche io il governo in questi giorni, seppur ho preso da tantissime altre emergenze, ha messo su anche lì un team che comprende molte professionalità che appunto cercano di intercettare, smascherare e debellare il fenomeno delle fake e delle fake news. Io vi invito, ecco, a fare con me un ragionamento. Quando intercettiamo una notizia, stiamo attenti a condividerla. Guardiamo le fonti di questa notizia, cerchiamo di guardare l'autenticità, se è riportata da altri, da altre testate online, se ha un suo fondamento. Cerchiamo di non condividere in maniera passiva, senza appunto analizzare quello che è il contenuto della notizia, perché guardate che poi alla fine non dobbiamo dimenticare che chi mette in giro una fake news, una bufala, ha un suo tornaconto ben preciso. Per esempio il problema del 5G. In questi giorni, in queste ore, so di un possibile anche servizio delle Iene per cercare di vedere questa presunta connessione tra il coronavirus e il 5G. Ecco, allora io mi chiedo, per essere forse più complottista dei complottisti, ma chi in questo momento si sta battendo contro il 5G, che interessi ha a fare questo tipo di campagna? E forse qualcuno che non ha quella tecnologia e cerca di screditare l'altra perché sa che altrimenti va fuori mercato? Sono chi fa questi articoli è al soldo di quelle potenze economiche che appunto, non avendo la conoscenza e la tecnica per entrare nel campo, della tecnologia 5G, tende in tutti i modi a screditare quel tipo di tecnologia. O in maniera molto più prosaica, e qui apriamo anche il grande campo del ritorno economico che ha chi mette in campo le fake news, non è un problema di clickbait, cioè quando noi clicchiamo su quella pagina, su quella notizia che contiene una fake, non facciamo altro che arricchire quel tizio, quella società, quel team che ha messo in campo quella notizia, perché a ogni nostro click, a ogni nostra visualizzazione su YouTube corrisponde un ritorno economico per quella gente. Cioè chi mette in campo una fake news alla fine non è altro che sorretto da una forte motivazione economica. Noi dobbiamo avere la capacità di non essere divulgatori di fake news, perché altrimenti ci facciamo complici di chi vuole che noi clicchiamo su quella notizia, perché in questo modo ha un ritorno economico. Ecco che dobbiamo saper riflettere su quello che ogni giorno ci arriva dai social, da WhatsApp. È proprio WhatsApp, ieri ed ieri la notizia, che ha deciso di limitare fortemente l'inoltro di quelle cosiddette catene. Non posso io inoltrare a più di una chat quel tipo di articolo, quel tipo di catena, proprio perché anche WhatsApp si è reso conto che nel suo social girano troppe, ma tante bufale, e quindi è anche interesse poi alla fine dei social, sia esso Facebook, Instagram, WhatsApp o altri sistemi, che queste bufale non abbiano una diffusione larga, perché due sono le grandi controindicazioni: una è disinformazione e l'altra arricchiamo chi non deve arricchirsi. Grazie e alla prossima puntata.
Questa è Teleiblea. Ci siamo spostati presso la chiesa di San